Laura Freddi raggiante dopo il parto, prima foto con la figlia Ginevra. Laura Freddi dopo il parto, la showgirl mamma a 45 anni. Laura Freddi è al settimo cielo. La showgirl ha finalmente realizzato il suo sogno, quello di diventare madre. E all'uscita dall'ospedale si è mostrata davanti all'obiettivo dei paparazzi serena e raggiante. Con in braccio la piccola Ginevra nata lo scorso 3 gennaio, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP si è lasciata andare a grandi sorrisi. Accanto a lei il compagno Leonardo, che è rimasto vicino a Laura per tutto il tempo della gravidanza. Una gravidanza non sempre facile, soprattutto nei primi mesi la Freddi ha dovuto combattere con nausee forti e frequenti che l'hanno costretta a seguire un regime alimentare ferreo. Le prime foto dell'ex velina di Striscia la notizia con la figlia sono state pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio 2018. Il sogno più grande si è finalmente realizzato per Laura. Se penso che solo un anno fa nella casa del Grande Fratello piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma, non ci posso davvero credere. Ha detto alla rivista diretta da Alfonso Signorini la Freddi. È stata la stessa Laura, attraverso i social network, ad annunciare a tutti i suoi fan la nascita della primogenita. Volevo comunicarvi che ieri mattina, 3 gennaio, alle 9:33 è nata a Ginevra con un peso di 3,670. Sul nome della bambina alla fine ha vinto Laura, la Freddi aveva infatti rivelato a Domenica Live di aver bisticciato con il compagno per questa importante scelta. La conduttrice preferiva Ginevra, mentre Leonardo il nome Ludovica, prima del parto la Freddi ha avuto la meglio. Leonardo, chi è il compagno di Laura Freddi e padre di sua figlia. Il compagno di Laura è un fisioterapista e dunque una persona del tutto estranea al mondo dello spettacolo. La Freddi ha conosciuto l'uomo dopo il divorzio da Claudio, un imprenditore romano. Con l'ex marito la Freddi ha vissuto il dramma dell'aborto spontaneo.